Allora, oggi e Tote vogliamo fare un omaggio alla nostra sicilianità. Abbiamo noi una ricchezza che è la saggezza popolare, i nostri proverbi, per esempio, i modi di dire che abbiamo noi siciliani, che oggi magari ci sembreranno, come dire, banale e a volte anche volgare, ma sono sicuro che un giorno i nostri figli lo studieranno a scuola, caro Tote. Capito. Per esempio, ci sono tanti modi di dire, i proverbi, che sono cose belle, secondo me. Ma io sinceramente devo dire che questi proverbi e questi detti siciliani, palermitani, per me sono tutti proverbi di copertura. Di copertura? In sì, che senso? Scusa, sono delle, delle consolazioni. No, no, no. Perché se tu li esamini uno per uno, funziona tutto all'inverso. Faccio caso. Allora, io qua ho scritto dei proverbi, li vogliamo analizzare uno per uno. Per esempio, c'è un proverbio che dice quando uno viene lontano, no? Che esatto. Viene da lontano, dice, ma non ne viene, non ne pesti scheppo signore. Appunto, non ne pesti scheppo signore. Ma perché secondo te un signore aveva Skype? E se avesse avuto Skype, sicuramente, se l'ha appena a fottere sicuro. Si fottia sì, questo. Si fottia su Skype. Quindi è un proverbio di copertura, parola che si beh, dice. Qua c'è ma non è così, ma non è così. Comunque non ci sono solo i proverbi, ci sono anche i modi di dire. Per esempio, quando era, ogni volta che incontro un amico, la prima cosa che fai cos'è? Te va, sa, va, sata. Certo. Uno che non te ne frega di niente, che sta a morire non te ne frega niente. Dice, ah, ma tu come stai? Appunto. È un modo di dire certo. Come stai. Tutta una perché poi esempio. Uno che cosa risponde? Bene, grazie, pure che sta morendo. Bene, grazie. A passa te, Adda. E tu come stai? Tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Non è così, Totò. No. Perché poi dopo quando te lasse, è un rincontro a re dopo mezz'ora, ustizio, dici, ah, come stai? Come stai? Poi te ne metto un mezz'ora fa, invece, come stai? Non è che in mezz'ora mi può bene una malattia. Appunto, allora tu ragioni a me, che sono tutte proprio ebbe copertura. Sì, questo sì. Diciamo. Ecco, come per esempio, un'altra cosa che si fa sempre sbagliata. In un funerale tu che fa? Muore qualche parente o un amico, ci fa fare visita, c'è la camera ardente, c'è il morto, tu entri, che cosa fai? Ci fai condoglianze, ti passa tutto uno per uno, la vita continua, purtroppo è questo, c'è che ti consolare a tutto, poi ci dice, poi pensavo, che volete fare? Gli passa tutto. Ci fa l'augurio? Sì. No, che cosa ci dice? Cosa ci dice? Per consolare non lo so, di solito uno ci dice, chi ci dice? Non puoi tanto con c'è niente in contrario. Un momento da, un c'è niente in contrario, ma come c'è un momento? E dice non puoi tanto con c'è niente in una cosa da dire, la chiude la serata, non è che puoi stare da sempre, una cosa c'è da dire. Chissà è vero. Però c'è pure un proverbio carisce, che a me è successo, no? Un minuto, mezza via, uso in monsotalia. Che vuol dire? Che noi cerchiamo sempre di vedere le cose sbagliate che fanno l'avo. Però un bel minuoce. È un bel minuoce. Un bel minuoce, non è male. Oh, ti racconto chi sono, mentre mi trovavo alla posta, ho fatto vero, che stavo pagando la bolletta lo telefono. C'è una signora che mi fa, dice, io sono cattolica, ogni domenica vai a messa, io mi confesso, ogni volta mi piglia la comunione, appunto. Cristiana, e tutti i kid che sono meriosi e tinte. Un signore se l'ha pigliato, signore. Sì, e meno male che era cattolica, che chiamava chiesa, che pregava, ma tutte cose tu male. Messo.
Sono dette che non funzionano, è inutile che uno... Toto, io ho saputo per esempio che tu ti sei lasciato. Tu avrei pensato, ma non che te lassavi. Perché io sapevo che voi vi volevate bene, era una coppa affiatata. Si amavamo alla pazzia, veramente. E com'è che ti sei lasciato? Per incompatibilità. Come incompatibilità? Ma se stavate bene insieme. Oh. Io non vi ho mai visto litigare. Incompatibilità di carattere. Incompatibilità fotografica. Io non l'avevo mai sentito ridere questa incompatibilità. Anche in questo caso c'entra quel proverbio che dice non si piglia, non si trasponente. Io cosa fisi? Sempre il suo governo, se funziona. Pigliavo la fotografia della mezzetta, pigliavo che da me, a confrontarlo. Ma se mecchia per me. Come faccio a pigliare ma uno come da sua mecchia? E non l'ho dovuto lasciare. Sì, però scusami, tu la sei attozzita per questo motivo. Appunto, proprio miebo. Ma dopo, ma hai sbagliato. Perché? Ma perché tu l'hai preso troppo alla lettera, scusami. È un modo di dire, come tanti modi di dire. Perché, anche perché, è vero che c'è un proverbio carice, non lo si piglia su un sasso miglia. Appunto. Ma c'è pure un proverbio carice, chi si è azzita. Hai sbagliato! Ma io lo sapevo, ma se non mi ha pigliato! Totò, vuoi un consiglio, Totò? Io sto in azienda. Sì, perché un altro va a andare a te. Sì, ora va a pigliare. Vedi, i problemi fanno pure un danno, certo punto. I problemi fanno pure un danno. Ma Totò, per esempio, i frasi che si dicono tanto per dire, no? Ah, per esempio, incontri tu sempre un amico, ma perché? Ma come stai? Ma perché mi viene a trovare? Viene a trovare? Ma non se ne frega niente, però si dice, perché mi viene a trovare? E la rete che tu dici, sei, ti vengo a trovare, non ti preoccupare che appena ti vengo a trovare, o appena muore ti vengo a trovare, o ci metterò. Oppure, ma perché non si fa vivere? Era manzo una faccia, era tanta faccia. Siamo i pochi, la verità è chi. E perché un suo proprio carice... Aspetta, ti diceva io che siamo come io, per esempio tu un quante, ti dice, ma perché non ti fa vivere? Perché c'è pure questo modo di dire, ma perché non ti fa vivere? Che proprio mi hai visto? Era lì a fare, era un dottore da fare a bere. Ah, ho capito. Ma... Non sai che c'è un altro proverbio che dice un cane mozzo con occhio spaventato. Quando mi dice l'amico, mi contò, dice che si rompe un altro. Mischino! Vende l'ambulanza, come se un'ambulanza. Già l'ambulanza appone incidente. Ma che so, sa a fare benedire praticamente. Sì, un bicchiere con un'ambulanza ospedale. E che succede? Mica un picchio fuoco un repetto che era lei, se la moriva. Mischino! Cioè, che mi ha pensato? Cosa che succede? Lo bettanzi è la salute. Cioè, chi ti vuoi dire schiena la salute e tu ci dici... Anche questo. Ma anche tu, però, scusa, non è che sei delicato. Allora, andate a stare sul proprio bicopettura, chi se ne c'è. Sul proprio bicopettura. Sette volte le cose si dicono, però uno lo dice senza pensare. Appunto. Per esempio, quando uno vede un barbone, uno che ha un copetetto se non ha tu. E se ne sono a fare... E se ne sono a saga se non ha un copetetto da tu. Sì, questo sì. Con mancia, per esempio, pure una semana. E tu ci vai e ci dice, voci, non te lo scopa, tu mangia fa morire. Non nessuno. Questo sono modo di dire che uno non ne può fare a meno. Oppure c'è un proverbio che dice, i picci non lo vai bere, sono benedetti la moglie. Anteso tu. Per me non è così. Io mi tagliavo i capelli, mi arrotolavo a casa, la moglie quando mi mette le fece un pio. E sa che si bello domenica, che cana, ma sa dire. Ma lui mi dice, ma quanto paghi? Che sono 15 euro. 15 euro! Ma perché non sta l'agnato? Perché non ti tagliava la macchina? Ma che sono via e due? Ma così. I picci lo vai bene subentra la moglie, ma quando mai non sono tutti i mogliere che è benedice. Vero, vero. Oppure per esempio c'è quando per esempio ha posto i capelli, no? Quando uno è arrabbiato, per esempio che cosa dice? Ho il diavolo per capello! Questa cosa funziona fino a un certo punto. Certo, certo. Quei cavatigna, per esempio, che cosa ha a dire? Ho il diavolo per la tigna! Cioè, non lo so, non funziona questa cosa. Sotto verbe, tanto per dire. C'è un'altra cosa, però io, Totò, io però non te lo voglio dire perché comprometterebbe una nostra amicizia. C'è un modo di dire, non lo voglio dire però, Totò. Allora tu non sei sincero. Cioè, no. Non è che perché... No, non sei sincero. Totò, non sei sincero. Totò, sentami, dato che mi stai dicendo chi sta allora tu ricco. Vediamo che mandi, vediamo che cosa mandi.
meglio solo con te che mi ha accompagnato. Guarda che sì. Ma sai che c'è un problema che dice con te malo capato? Ah, a me? Sì, sì. Con te malo capato a me? Sì. Parlo, l'ho ingammato la parola. Oh, l'ho ingammato. Ma sì, una semenza, sì, un cicciolone senza semenza. Ma tu sai che c'è un proverbio che dice quando una persona non sa che cos'è? Ma chi sono né caide e né pesce? E che cos'è? Che sicuramente sarà uova. Uova. Sicuramente. A proposito delle pesce, lo sai che nei pesci ci sono le spine? Non c'è rosa senza spine. Non c'è rosa senza spine, dottor. E te devo raccontare a proposito delle spine. Le spine. Devo raccontare la storia del rosa. Ah. Del rosa che è la regina di fiore. Che si è sposato, sai cocco? E dai, ti sei un fatto. No, all'inizio appena pigliano poi, butta così sono i film, senta chi? Si sposò con Cappare Quattro, si sposò così. E dice, senti, a Cappare Quattro dice, ma perché io mangio sta cappare la cucina? Dice, la cosa che era la riga normale. E Cappare Quattro, sai come andano i mogliere? E c'è giustamente stava aggiustando a cappare la cucina, a cappa c'è garantiesa, si sta a Cappare Quattro, c'è la cappa. E svenio. Mia, se sono io dopo mezz'ora, a sveglio Rosa, dice, ma che ho tutto ancora intontito, cappare qua, che ci fa Rosa? Mi sento ancora come se avessi una cappantia. E sono che dice, non è che tu ti senti come se avessi una cappantia, tu c'hai ancora la cappantia. Sì, ecco, che fa la sentire, che sono sentire. E dice, senti, lo sai che te dico? Chiamiamo a facciamo la giusta riuno, ci fa marito. Certo. Ah, ma che lo sai che c'è? Riunio della sattia appena mi aggiusta la cappa, perché io non posso cucinare. E il suo marito ci fa, dice, ma perché non andiamo in pizzeria e andiamo a mangiare una pizza e poi oltre tu e non ho altre cosa facciamo? Io chiamo la scopa. Certo. Che cosa? Ci famo che tu mi accatta mia con una pizza. Non c'è mai, meno mi accattare un solitario. Un minimo. Ma io non sono, ci fa, io sono il cappare quadri, ci fa marito, mica sono un re renale. Non appiglio ti spiccia, ah sì, dice allora tu mi vuoi accattare un solitario. Bene, allora stasera invece di giocare a scopa ti fai un solitario tu, ti fai. Tu buono, ma sono da tavola. Sì, non ci sono rose senza spina. Sì, ma a proposito di spina, c'è un proverbio che dice che mette spina raccoglie rose. E perché no? È sbagliato. Perché chi mette spine? Quindi adesso che pigliare qualche che picone. Chi sa la verità? Chi sa te? E fa babbiamo. Totò, è inutile che cerchiamo i cancelli del scorso. Ma nega a proposito, le spine, perché c'è una spina, gli occhi hanno pianto. Sì, sì. Qua nega me lo i piccioli che te pissavo. Ma tu i problemi sai a modo tuo. Perché? O sai che c'è un problema che dice, qua avanza spietta, quando mi non quei nodo. Che poi lo sai chi? Ah, mia con il nome? Sì, ecco! Allora, sai che ti dico, Totò? Allora, a questo punto, tu me lo ripiccio, perché con quel nudo è mio, sai? Ma insomma, ogni volta che si parla di tia, se parla di tia e spuntano i coin, invece con tia o i coin spuntano pure i tia, vedete? Sì, ma si può sapere quanto ti dà? Quanto mi ha dato? Sì, si può sapere quanto ti dà? Mangi e tu scuoi, tu mi ha dato 800 euro mi ha dato. Sì, ma a questo punto 800 euro. Sì, meno ascolta, noi non abbiamo 200 euro, facciamo con tuo padre e te daremo l'euro. Guarda che... Si può sapere perché ogni volta... Perché c'è un proverbio che dice... Con rosica. Chi non rise con rosa. Ah, lo sai! E io voglio rosicare con te! O vero cosa? Tu ti vuoi rosicare i miei piccioli, allora! O vero cosa? Ah, sì, ti vuoi rosicare i miei piccioli! Ehi, so, quel fissa si saca! E tu se posso sapere perché ne esci la mattina? Questo è che schettivamo! Appunto! Chi trova un amico trova un tesoro! Io vorrei sapere chi so, che adesso il suo proverbio che ci faccio senza fare segnale, mia, ma io quando avevo conosciuto a te, io pia su un tesoro! Sì, ma ride bene, ricordati, ride bene che ride ultimo! Sì, ma è il riso abbonda nella bocca di scemonette! Chi se ne ha avuto un proverbio che non sai? E quando è che mi paghi? Ah, regala le bugie hanno le gambe corte. Quando è che mi paghi? Non hai capito niente. Quando è che mi paghi? Non hai pagato niente. Mi paghi, ah? No. Meglio tardi che mai. Ma vuoi niente? Totò, avrete sai che cos'è, Totò? Meglio tardi che mai. Quando mi paghi per me è sempre tardi. Che era proprio via. Sì,
Ginietto. Ho capito. Le bugie hanno le gambe corte. E tu c'ho una solo anno, Totò, c'hai. Vabbè, chiami con te questo, in questo caso fa un'eccezione questo proverbio. Ma a che punto? Vedi che ti sta suonando un telefono. Vabbè, l'ho solo suonato. Cioè, ma rispondi. Ha solo suonato. Rispondici. Tutta gente che avanza picciolo, chi sei? Aspa cacciuto. Tutta gente che avanza picciolo, aspa cacciuto. Pensieri a sta te, va avanti. Comunque, non tutti male vengono per nuocere. Lo sai, guarda, non ci sto provando. Sì, ma si può sapere quanto ti pensi. Non tutti male vengono per nuocere, Totò. Lo vuoi capire tu, sì, o no? Sì, ma si può sapere quanto devi dare. Ma dare 1.000 euro. Ma se posso sapere perché ogni volta che ti domani picciola a tia, tu, ma domani, cioè tu vuoi sempre picciola di mia, come funziona questa cosa? Allora a questo punto mi viene un dubbio, un domani qui picciola che avanza, e a questo spanare. Totò, non tutti i mali vengono per nuocere. Mica non c'è peggio di quel malo picciola con tu. Sì, passa sempre per l'altro, tu sì l'altro, allora te chi sta Totò, tu sempre io, l'altro. Ma non Totò, c'è per... mi mangia ragione, ave, che mi diceva sempre, i unci di cucchiti, meglio tia e a pizza ci spingono. Appunto, tua madre aveva ragione da Cristiano, appunto, allora non ti dare niente, fatti vedere di tua madre, di cillula, ma come è combattuta così? Totò, a te vedi che ti ha detto lo cono e io non voglio dire quei perché non pensare a Samà. Tu pratichi certe amicizie che a me non mi piace. Appunto, sicuramente non riesciamo a chi si sopporta tu. Totò, un tangere scosso dell'amico che parlavo io era chiedo che ci manca un braccio. Non mi piace questo amico, Totò. La gente parla, sai che dice? Perché se un giro, l'occhio fetoso e la parete sfondata. Ma non sta parlando con me. Perché c'è più una coesione amico mio e già tutti che parlano. Se come sta amico mio, io non parlo, ci manco braccio sinistro. Ma la mattina mi mette in mezzo in chiesto. Dice, siccome dice fare qualche cosa di piscio, adesso fare qualche sci. Dice, siccome manco cazzo sinistro, non posso guidare, che fai? Dice, vuoi tutto il mondo lì? Una mette sì, ho fatto. Una mette sì? Io sono andato a mondo lì. Andiamo un centro per stare a Roma, Palermo. Solo che abbiamo subito un problema. Visto che ci mancava cazzo sinistro, eravamo condizionati a scippare i pedoni che camminavano a macchiare di destra. Roma. Intelligente, sì. Sì, ecco. Ma dobbiamo dire con tua mancia. Intelligente. Che ne facevano per la multa, tu sai. Allora che cosa abbiamo pensato? L'amico mio ha detto un vecchietto, dice, tale, non c'è meglio il suo vecchiariello, ci scippiamo un po' se la sua vecchiariello. E che l'abbiamo merato, io non appena una scrittura. E chi? Io fosse un vecchiere bianco, non lo so. Camminava zig e zag, zig e zag. Perché noi andavamo no zig, io ho vecchiarello se trovavo. Quando andavamo no zag, un bicchiere si trovava no zig, che scrittura, che scrittura. Cioè, manco fa fresca a rapinare un vecchiaria. Ma che cosa è successo? Con un bicchiere fosse andato no. Cano tu stavamo seguendo per rubarlo. Mica un si girò. Mica si stampa un cazzotto nella faccia a Manuzzi. Non fece buono. Poverino, svenito. Un parlamento completamente. Svenito completamente. Come la polizia. Parli so e me. Mica appena per te a Manuzza con parlamento. Ah, dice, sì. Mi scusi, dice, ma perché non parla? Una volta che ha avuto stampato un cazzotto nella faccia, sicuramente un parla, perché in silenzio stampa. Ah, dice così, ma volete dentro. Mi chiama Rixar, a mia, mi rettono 4 anni di casa. Manuzza, fortunatamente, visto che è in ballo e c'è manco faccio sinistro, è stato considerato mezzo scippato. Ma poi si facciano, non ci rettono 2 anni. Chissà sì che è fortuna, oh. Ma ora che non c'è si galera, mi manda i piccioli che avanzo, con tutta l'interia se me la dai. Ma se posso sapere quanto ti date? Ma dare, 1.000 euro ma dare. Amore. Ma sta da pagare, non si può chiamare malo pagato. Non è che andare un tempo, perché pagherò. Però prima c'ho delle cose da risolvere. Chi di speranza campa con te, desperato muore. Totò, sì. Io ieri sai cosa ho sognato? Ho sognato stanotte che ho lavorato io tutta la notte. E stamattina mi svegliavo stanco, ma stanco. Ma com'è so fare? Ma io pure mi insonnavo a te. Sì, menzionavo, bello, era contento. Mi aveva tutto il debito con te, ti pagavo tutte cose, un bel sogno.
Totò, scherzate con me, Totò, perché tu ti svegliassi prima di pareme, ma dai piccolo, ma dai. No, io non sogno da pagare. No, senza no, pensare, no, non c'è provare, non c'è provare. Perché grazie a Dio io non ho debite. Ma io grazie al Signore, con la panzone di Dio. Devo dare solo, quindi i miei figli potrebbero andare. Ricordati però, caro mio, che se mi paghi, e se tu dovessi avere bisogno mia, tu troverai tutte le porte chiuse. Sì, ma tu stai da pagare, non si chiama malopagatore. Io ti voglio pagare, però prima devo risolvere i problemi che hai. Ma che problemi hai? Scusami. Stai attento perché qualche volta a te, e ricordate, qualche volta a te, un suo puttone si sbatte in dalla faccia. Perché? Che c'è un suo puttone? Con chi una poeta sarà un puttone e mi dici sbattete in dalla faccia. Ma lo sai che tu un bell'ame cagurioso, tu sei di io te voglio pagare, solo che il problema è, prima mi è finito di pagare un moto. Oh signore, c'ha a pensare a te! Oh signore, sono paghe! Ti ricordate che tu vai in legna, prima o poi, sai ricordi che legna rotte! Ricordate? Ma io potrei da pagare, non è malo pagatore! Non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire! E ti racconto pure questa cosa, è un sei solo tu! Okay. Pure me non è così! Sei nata a pigliare la pensione! E ci dico, no! Ma perché sta la pensione? Però non va da lì! E mi ha salvato. No, mi cacciavi pagare i bollette. E me l'ha salvato. No, mi cacciavi fare la spesa. E me non me l'ha conto. Sì. Allora vado a un certo punto, adesso me non c'è niente. E ho portato un all'otorino. Sì. L'otorino ho visto, il dottore, dice, nonno, lei non ha subito nessun trauma. E io non ci rispondevo, io non ho subito nessun trauma. Ma se ogni volta che poi chi piglia la pensione sono solo traume, chi che subisco io? Dice no, io i suoi problemi non li posso risolvere. Meno una 200 euro, ci fa a me non. Meno 200 euro. Cioè lei non può risolvere i problemi a mia, e io ci avessi a risolvere i problemi a lei, ci fa un dottore. No, mi deve dare 200 euro. Che cosa? Lei non mi ha guarito. Che disse? Io non ci sia. Che cosa? E se mio, non c'è peggio sordo di chi non può sentire. Chi si avrà? Ma poi ci sono dei problemi. Poi carisce, con fuso matamato, con carisce il palermo. 30 e 28. Appunto, 30 e 28 come fa? Ma matamato che mandò questa cosa, ma... è tutto corice, no? A verità che la matematica è conto un tuo andano col suo proprietario. E poi, sinceramente, ormai non si può campare più. Un stipendio è in pronto se riserva. Che vuol dire in pronto se riserva? A quello mese non ci arriva. A quello mese non ci arriva. E poi io, devo essere sincero, mi devo organizzare per fare gli acquisti intelligenti. Tu? Sì, acquisti intelligenti? Io pare strano che tu possa fare degli acquisti intelligenti. Sì, no. Sì. Una volta leggeva la pubblicità della Panda, a Fiat. Lì, Panda, 5.500 euro. Adesso non c'è mai chi so cosa una chiamata Pig. Però ha portato le offerte, perché lì a Gixo quasi pubblicità. Certo, 2.000 euro, per chi acquistava entro la fine del mese. Di sconto. Altri 2.000 euro di sconto, a rottamazione. L'altro numero è risconto per le incentivi. Che da se va a Fiat, lì scivo con la Panda e con l'assegno di 500 euro. Chi sono acquisti delle gente? Non sono contento. Ma quando mai? Ci pensiamo mai? Perché? Perché ci potevano mettere 50 di benzina. Ah, ti che so. Però si dice pure, non tutti male vengono per nuocere. Tu sai il suo proverbio che sì, è così. Sì, non tutti male vengono per nuocere, vero? Sì, tu. Non tutti male vengono per noi. Io quando canno sciattia, tutti i male vengono solo per noi. Ho capito. Chi sa avrà? Puniasce, arniasce. C'è pure il suo proverbio. È un amico mio, devo dire che... A Milano? Nisci a Milano? È a Niscio, non a Milano? Niscio, e ci detto subito un po' di cavare. Quello è Milano, tocco un Palermo, nel comune di Palermo. Un po' via. Allora il proverbio con l'arniasce non è questo. No, anche giusto, qua può rizzare. È giusto invece lo proviamo. Perché abbiamo esciuto di galera e ci detto poi. Con esci galera. Ho capito. Tu devi sapere, Campalermo, se tu vai avere un posto di tavaglie, prima da far arrestare e poi tu non lo posti di tavaglie. Ma non è male. E poi c'è il rubebbe dice comprate col zoppo all'anno zoppechino. Non è così.
perché comprate col suo pa interesse che all'anno va a pigliare la pensione d'accompagnamento. Sì, ecco, sì, è triste vero. Oppure chissà ciò. Capite qua. L'altro momento gli dice capite qua. Non mancano mai. Sì, ecco. Non è proprio così. Perché? Perché? C'era una ragazza che aveva un pari capirde, Totò. Assai. Assai. Sì. Però non aveva guai, per esempio. Sì, ecco. Poi ci venne la malattia, la alopecia, chi te li capirde? Ah. E ci carero tutti i capirde. E poi che cosa successe? Non aveva capirde, però aveva i guai. In questo caso, un capello è guai, un mancano mai, un cenzanino. Ma scusa, viene meglio che se te ne avevi capito. Tanto vale, è giusto, se te ne è logico, se non se ne avevi capito. Sente, dato che tu, Totò, si proverebbe, dato che tu, avesse la gelata tutti, si proverebbe. Perché dato che tu, un me può pagare, sai che cosa ho deciso? Rispetto un po' che a metà, ci sai? Figlio commosso, Enzo, vero? Mi chiamo la parola su diabato, ti ringrazio. Figlio felice. No. Mi chiamo voi dimezzare, finché niente da fare. Dimezzare un po' che a metà. No, se tu mi paghi, un po' ecco io, un spacca a metà, un po' ecco. Lo capisci? Minchia, tu fai tutto fumo e niente arrosso. A mia, questo po' ecco, la voglia d'arrosso che c'è. A voglia che c'è. Ho capito. Con un vecchio come tia poi, tu comunque. Quando mi rosse più? Quando io finisci di pagare le mie cose, con te da pagare, non si chiama malo pagare. Tu, ho delle cose in sospese che devo finire. Piccola cosetta e finirò un motore a casa. E poi mi paghi. Poi sono andato a mandare i miei figli. E poi mi paghi. Poi giustamente i miei figli hanno i nipoti, hanno i figli. E poi mi paghi. Se le farò un regalo nuovo a te. Dico, ma poi mi paghi, poi alla c'è, fine. Ma poi c'è la comunione di questi piccioli. C'è più niente. Poi che succede? Che il suo marito non ce l'è, fare un regalo. E poi mi paghi. No, poi mi sparo. Tutti questi debba... Poi mi sparo, sicuramente. Ma quega, non si può definire un malo pagato quello che paga. Tu mi devi pagare dall'aide qua. Mica mi va a pagare dall'aide là. Scusami. Ma tu hai assicurazione sulla vita, poi? No, hai assicurazione sulla moglie. Perché? Ma paga i miei parenti. Assicurazione sulla vita, che quando muore tu, i piccioli vanno ai tuoi niente. Totò, ce l'hai assicurazione sulla vita tu? No, sulla morte. Ma per chi sulla morte? Che c'è? Pagano San Pedro, come te l'hai detto? Ma tu ce l'hai assicurazione nella macchina? Manco chi dai? Un'ia? Non la posso pagare. Manco chi? No, niente. E quando è che mi paghi, se può sapere? Turisti quando pago, quando me devo tutte queste piccole cose che hai pagato? Ah, ok. Tu dai da pagare, non sei che mi ha malopato, e non te lo ca... Tu praticamente tu mi rue, picca, maledette e subito. Ma se muoio, l'assicurazione come fa a pagare? Perché pagheranno, daranno i soldi ai tuoi parenti. I miei parenti? Sì. E tu pensi che i miei parenti quando muoio io stanno pensando a te? Se tutti i piccioli dire, parente sei pente. Appunto. E caccia l'autoproverbio. Appunto è come te dico io. Parente sei pente. Però ti dico una cosa. C'è un bello proverbio, casa e battuto. E qual è? Mi paghi? No, se non muore, non è importante. Anche se andava da là, subentra quel proverbio che dice, o signore tuo padre. E ne sono vissuti i problemi. Sì, ecco, chi di assicurazione? Ma, un signor a posto, la mia coscienza è pulita. Buonasera a tutti.